Who do the people in Galilee say that I am? Some say John the Baptist. They will not believe that he's dead. They know that he's dead, many indeed. But they say you're John the Baptist alive again. Yes, yes. I heard one say that you are Elijah, back from the grave. And some say Jeremiah or Ezekiel. And who do you say that I am? I say you are the Messiah. The Son of the Living God. In saying that, Simon Bar-Jonah, you show yourself to be blessed among men. Flesh and blood have not revealed this truth to you. It has come from my Father in heaven. And so now I will call you Peter, the Rock. And upon this rock I will build what I must call my church. The gates of hell will not prevail against it. To you I give the keys of the kingdom of heaven. And to you all, I say this. Peter has spoken the truth. And now you know it. But you must. Il Vangelo è chiaro. Bisogna ritornare là per vedere Gesù risorto e diventare testimoni della sua risurrezione. Non è un ritorno indietro, non è una nostalgia prosterna. È ritornare al primo amore per ricevere il fuoco che Gesù ha acceso nel mondo, portarlo a tutti. Sino al confine della terra. Tornare in Galilea senza paura. È la buona notizia per eccellenza. Gesù, il crocifisso, è risorto. Questo avvenimento è alla base della nostra fede e della nostra speranza. Se Cristo non fosse risorto, il cristianesimo perderebbe il suo valore. Tutta la sua missione della Chiesa esaurirebbe la sua spinta, perché è da lì che è partita e che sempre riparte. Il messaggio che i cristiani portano al mondo è questo:
croce per i nostri peccati. Ma Dio Padre lo ha risuscitato e lo ha fatto Signore della vita e della morte. In Gesù l'amore ha vinto sull'odio, la misericordia sul peccato, il bene sul male.